Don Antonio, la festa di Madonna Ponte è iniziata nel migliore dei modi, una bella giornata di sole e tanta gente fin dalle prime ore del mattino che ha frequentato le tante celebrazioni religiose che si stanno svolgendo. Veramente ci stiamo meravigliando dell'afflusso delle persone e io non avevo dubbi che la Madonna avrebbe fatto questo dono di fare una bellissima giornata di sole. Già stanno arrivando tanti bambini, tante famiglie anche all'interno del parco, dove ci sarà nel pomeriggio una serie di intrattenimenti, e poi aspettiamo la messa solenne con il vescovo alle 18. Ha percepito l'adesione della gente a questo santuario? Cioè, la gente viene per consuetudine oppure perché la sente veramente? No, lo sente veramente, non è assolutamente una consuetudine. C'è un amore grande al santuario, alla Madonna, a questo luogo che è veramente un luogo di protezione e di grazia per tutti. Poi, fra l'altro, volevo ricordare che oggi è l'anniversario della salita al cielo di Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II, che è incoronato la nostra Vergine come patrona dei pescatori. Il santuario di Ponte Metauro è un santuario anche importante dal punto di vista storico e artistico. Senz'altro, è un po' legato alla storia di Fano, ecco, e quindi legato alla storia di Fano ci sono anche tante testimonianze di arte che si sono succedute nei secoli. Infatti stiamo anche pensando una piccola guida semplice per rendere ancora più divulgativo i tesori che sono custoditi in questo santuario e per far conoscere a tutti la storia. La Pandolfaccia recita un ruolo di primo piano nella festa di Ponte Metauro. Qual è il vostro contributo? Il nostro contributo è stato quello degli spettacoli dell'accoglienza in pineta con gli accampamenti, attività per i giochi per i bambini in legno e così via. E poi tutta la parte spettacolare, quindi combattimenti, l'accoglienza del vescovo qui davanti alla chiesa percorrendo un po' il pellegrinaggio del 1399. Insomma, la Pandolfaccia è nata 40 anni fa, 39 anni fa qui in parrocchia, qui a Ponte Metauro. Per noi il martedì di Pasqua è un onore servire la parrocchia, servire la festa come dall'inizio, insomma. Signora, la pesca della festa di Ponte Metauro è un'iniziativa di beneficenza importante. Lei l'ha sentita questo bisogno di partecipare alla festa? Certo, se posso vengo spesso, tutti gli anni, alla festa e alla pesca. Che cosa rappresenta per lei la festa della Madonna del Ponte, la seconda festa dopo Pasqua? È la presentazione del Signore, della Madonnina, l'abbiamo sempre saputo, sono nata qui vicino e sono rimasta qui per i paraggi, diciamo. È anche una bella occasione per passare una giornata all'aperto, diversa dagli altri, vabbè, sì. Tanto per partecipare, non è tanto per la vincita, no? Che si partecipa così, no? Tanto per un'offerta alla Chiesa, non so a chi andranno, vabbè, tanto così, era la mia parrocchia una volta e ci vengo volentieri. Lei ha conosciuto Don Gualfardo? Come no, io ci sono stata per 13 anni in questa parrocchia, sono stata. Poi dopo ero a San Lazzaro, ma sono vicina, vengo volentieri tutti gli anni se posso. Che ricordo ne ha tratto di Don Gualfardo? Ah, era buono, bravo. Il premio più bello di questa fiera? Il premio più bello è la televisione 32 pollici, poi abbiamo l'impastatrice planetaria e tanti altri premi. E ringraziamo come sempre tutti gli sponsor, che sarebbero tutti i negozianti di Fano e dintorni, che come ogni anno ci aiutano a organizzare questa bellissima pesca. Avete un po' di tutto, cose per bambini, cose per la cucina, colombe, casalinghe, vestiti, piante, un po' di tutto. Insomma, nessuno esce a mani vuote? No, mani vuote no, di certo. Sempre, diamo sempre tante cose, in più facciamo beneficenza.